Buongiorno, bentornati sul canale o benvenuti se siete nuovi. Oggi video sui capelli e parleremo delle doppie punte. Di nuovo buongiorno, oggi voglio fare un video dedicato ai capelli e in particolar modo dedicato alle doppie punte. In questi giorni, in queste settimane, mi è capitato di vedere una pubblicità di un famoso prodotto per capelli che permette di riparare, che promette di riparare le doppie punte e dice: salva i tuoi ultimi 3 cm di capelli, bye bye spuntatina. Allora, secondo me, io mi sono fatta una gran risata, perché quello è proprio dire la, scusate il termine, dire la cazzata più grande del secolo. Le doppie punte, come ho già detto anche in altri video, le doppie punte, una volta che sono apparse sui nostri capelli, non si possono richiudere, non si possono sigillare, non si possono incollare, non c'è prodotto miracoloso che ti richiude la doppia punta, perché la doppia punta si forma appunto quando i capelli sono rovinati, quando la cheratina, il fusto dei nostri capelli, che è composto da cheratina e da aminoacidi, si rovina, quindi si sfalda, si spacca, compare la doppia punta, che appunto, un'altra volta doppia punta appunto, è il distruggersi della cheratina e dei ponti. La struttura del nostro capello viene tenuta insieme dai ponti di solfuro, penso di averlo pronunciato in modo corretto. Quindi quando i nostri capelli, quando la parte finale dei nostri capelli viene esposta a vari maltrattamenti, se così vogliamo chiamarli, maltrattamenti che possono essere il movimento meccanico del pettino, della spazzola, lo strisciare appunto delle punte dei capelli sui vestiti, lo strisciare delle punte dei capelli, oppure lo strattonare i capelli con la cinghia della borsa, il chiudere i capelli magari nella lampo del giubbotto, quindi, oppure magari per chi li ha più lunghi, a me è capitato quando li avevo più lunghi di chiuderli una volta nello sportello della macchina, quindi per dire, questi sono i danni meccanici. Poi ci sono i danni del, se vogliamo chiamarli, danni esterni che possono venire sia dal sole, dal freddo intenso, dal vento, il consumarsi, l'invecchiare dei capelli, comunque l'usurarsi delle punte dei capelli, che può essere dopo un'estate trascorsa al mare, che può essere dovuto a prodotti sbagliati che utilizziamo, alla piastra che dissecca e brucia, cuoce i nostri capelli, dal phon troppo caldo, da shampoo, da prodotti con silicone. Tutte queste cose vanno a logorare piano piano la struttura dei nostri capelli, quindi la cheratina, questi ponti di solfuro si sgretolano e compaiono le doppie punte, cioè il capello non riesce più a crescere nella sua forma, quindi nella sua integrità, nella sua interezza, ma si sfalda e si divide in due parti. Dividendosi in due parti va ad indebolirsi. A volte la doppia punta non è solamente doppia, ma mi è capitato di avere anche 10 doppie punte su un singolo capello, quindi non è solo doppia, ma è quadrupla, quintupla, sestupla, si moltiplica la doppia punta e continua ad allargarsi, cioè non è sempre più, fino ad arrivare al punto dove si spezza. Quindi i nostri capelli continuano a crescere da qua, ma si spezzano da qua dalle doppie punte. Quando io ho visto questa pubblicità di questo famoso prodotto che prometteva bye bye doppie punte, perché questo prodotto le sigillava, come vi ho detto, mi sono fatta una gran risata. Mi sono fatta sì una gran risata da un lato, ma da un altro lato mi sono sentita un po' presa per i fondelli. Io, come consumatore che stavo guardando anche la pubblicità, che compro, un possibile consumatore di quel prodotto, mi sono sentita presa anche per i fondelli, perché promettono una cosa che non esiste.
Quando compare la doppia punta è perché il capello è rovinato proprio al massimo della rovina, è arrivato, quindi compare la doppia punta e poi si spezza. Quindi l'unico modo, come ho detto anche altre volte, per guarire, se vogliamo dire così, la doppia punta è tagliare, andare a tagliare qualche millimetro sopra la doppia punta. Ad esempio, se la doppia punta l'abbiamo qua, alla fine noi andremo a tagliare un pochino più sopra della doppia punta. I prodotti che promettono il sigillare delle doppie punte sono ingannevoli per il semplice fatto che è sicuramente un prodotto pieno di siliconi, paraffina e affini che ti va ad inguainare il capello, quindi ti inguaina il capello, ti inguaina la doppia punta in questo strato siliconico, in questo strato di plastica, se vogliamo definirlo in parole povere così, in questo strato di plastica, se vogliamo definirlo così in parole povere, e tu all'apparenza la doppia punta non la vedi più, ma la doppia punta c'è, non è stata sigillata, incollata, ma è stata semplicemente rivestita dal silicone. Se non è il silicone, sarà un altro composto chimico. Comunque, fatto sta che non ti può reincollare, non ti può ricostruire la cheratina, non ti può ricostruire i ponti solfurei del capello. Te lo va semplicemente ad inguainare in plastica chimica, che sia il silicone, che sia un altro derivato simile al silicone. Fatto sta che la doppia punta tu ce l'hai sempre, è solo momentaneamente arrotolata, diciamo così, momentaneamente stata inguainata in un prodotto chimico. Quando l'effetto del prodotto chimico piano piano andrà svanendo, tu ti ritroverai con una doppia punta ancora più rovinata, ti ritroverai con un capello ancora più secco, più disidratato, più rovinato di prima. Quindi non è che ti va a sigillare la doppia punta, quindi tu addio ai tuoi, puoi dire addio alla spuntatina e salvare i tuoi ultimi 3 cm di capelli. No, questa secondo me, scusatemi il termine, passatemi il termine, è la stronzata più grande del mondo, perché appunto non puoi far tornare nuovo una cosa rotta. È come quando si rompe un bicchiere, come quando si rompe un oggetto di porcellana. Puoi anche reincollarlo, però la crepa c'è sempre. Tu ci vai a mettere la colla, ma la crepa sta lì, non tornerà mai nuovo come prima. Stesso fatto dei prodotti che promettono l'eliminare, il sigillare, il richiudere la doppia punta. No, non la vanno a richiudere, la vanno semplicemente ad incollare. Più che ad incollare, la vanno ad inguainare. Però il danno c'è, la doppia punta c'è. Potrai resistere ancora 1, 2 mesi, anche 6 mesi senza spuntare, ma alla fine, invece di spuntare gli ultimi 3 cm, ne dovrai spuntare 6 o 7, perché appunto il capello sarà rovinato ancora di più. L'unico sistema per combattere le doppie punte è prevenirle. Le dobbiamo prevenire cercando appunto di preservare e curare il più possibile le nostre punte con un pochino di olio, con un pochino di burro, facendo molta attenzione a non chiudercele nelle zip del giubbotto, a non strattonarli con la borsa, eccetera, eccetera, avendone un pochino cura. E quando vediamo, ahimè, apparire le doppie punte, perché anche sui miei capelli, io ormai è 1 anno e mezzo che non taglio, infatti appena ci sarà la prossima luna buona ho intenzione di spuntare un paio di centimetri, perché anche sui miei capelli, che non vedono piastra, che non vedono phon bollente, che non vedono siliconi, che non vedono tinta chimica, anche sui miei capelli, dopo 1 anno e mezzo è cominciata ad apparire qualche doppia punta, perché comunque non possiamo, per quanto noi cerchiamo di proteggerli, cerchiamo di curarli, comunque è quasi inevitabile che non compaia qualche doppia punta. Quindi, come vi ho detto, noi possiamo curare i capelli per prevenire le doppie punte e per cercare di ritardarne la comparsa per più tempo possibile. Quando però, ahimè, compare una doppia punta, l'unico sistema, l'unica cura è tagliarla. Quindi è meglio tagliare subito,
pochi millimetri, perché non so centimetri, quando ti compare quel pallino bianco sulla punta, quando vedi la prima minuscola biforcatura della doppia punta, basta tagliare quei pochi millimetri, e il nostro capello è salvo. Quindi, ho fatto questo video appunto per ricordare, per cercare di aprire gli occhi per l'ennesima volta che tutte queste pubblicità, tutti questi prodotti che promettono miracoli per quanto riguarda le doppie punte sono, a mio parere, pubblicità ingannevoli, perché sì, ti chiudono la doppia punta semplicemente perché te la incollano, te la inguainano momentaneamente, però la doppia punta resta, non ti guarisci, cioè non c'è, all'oggi non c'è nessun prodotto naturale, chimico, acqua di Lourdes, non c'è nessun prodotto che ti ripara la doppia punta, non c'è nessun prodotto che fa ritornare il capello con la doppia punta un capello sano, un capello integro. Quindi spero almeno di cercare di aprire gli occhi a chi magari si fa convincere dalla pubblicità. Quando abbiamo le doppie punte, dobbiamo spuntare. Quindi, se non vogliamo spuntare i nostri 3 centimetri, se vogliamo dire addio ai nostri ultimi 3 centimetri di capelli, preveniamo queste doppie punte. Applichiamo sempre un po' di Lavin, quello più adatto magari ai nostri capelli dopo averli lavati, che sia un po' di olio, che sia un po' di crema. Ci sono quelle creme biologiche, creme che non contengono parabeni, siliconi, paraffina, appunto, che si mettono sulle punte come ultimo tocco, come leave-in finale per i nostri capelli. Quando però, ahimè, ci accorgiamo che comunque le punte iniziano a cedere, è meglio tagliare subito quel pallino bianco, quel pochino di biforcatura e perdere quel centimetro, quel mezzo centimetro di capelli e non sperare di salvare i nostri ultimi 3 centimetri, appunto, sperando in prodotti miracolosi, perché, come vi ho detto, ad oggi il prodotto, il miracolo che ti richiude la doppia punta, che ti va a risanare la cheratina, che ti va a risanare tutto quello di cui è composto il capello e la punta del capello, non esiste. Esistono prodotti che ti danno l'effetto, ti fanno apparire la punta integra, ma al di sotto di questa guaina del prodotto la punta biforcata era, doppia punta era o tripla punta era, e così è rimasta. Il mio video finisce qua, spero che possa ritornarvi utile. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!